Ciao a tutti, oggi facciamo la tintura della barba. Allora, come prima cosa, ci sono un sacco di prodotti per la barba, ci sono prodotti per uomo, prodotti adatti per la barba. Io però ho notato che questi tubetti durano molto poco perché mi fanno molto piccoli, e quindi preferisco prendere i prodotti per i capelli per donna, visto che comunque hanno lo stesso effetto sulla mia barba. Quello che c'è da prendere sempre in considerazione è che dovete sempre cercare di prendere una tonalità un po' più chiara della vostra, altrimenti avete il rischio di ottenere una barba troppo scura. Infatti, se guardate qua l'effetto, no, della tintura sul vostro colore, noterete che se prendete delle tonalità più scure, otterrete sulla vostra base una tonalità più scura della vostra. Quindi scegliete sempre una tonalità o due tonalità più chiare, perché purtroppo le tinture tendono sempre a scurire troppo, e avere una tintura poi troppo scura rispetto al vostro colore non va bene. Quindi praticamente io prendo poi i due tubetti che sono presenti nella confezione. Questi tubetti mi durano per anche una decina di volte, quindi io con 3-4 euro di una tintura semplicissima da supermercato riesco a tingere la barba per più di 10 volte. No, i due tubetti li mettete insieme, cercate di fare le dosi più o meno uguali, perché praticamente abbiamo 50 ml e 50 ml, no? Quindi quando mettete un po' di prodotto, cercate di mettere la stessa quantità insieme per ottenere quindi le giuste dosi e quindi la giusta chimica per la vostra tintura, e andiamo a mescolare una ciotolina. Io uso la stessa ciotolina che poi uso anche per la barba, per fare l'insaponata, eccetera, e andiamo leggermente a tingere la nostra barba. Potete proteggervi, adesso non ho nulla, quindi cercherò soltanto di fare attenzione, altrimenti sì, cercate di usare le solite protezioni, guanti e magari anche un bavaglino. Io di solito non uso niente perché cerco di stare attento. Quindi magari, ecco, facendo in questo modo, mettendo la ciotolina sotto la vostra barba, riuscite a non sporcarvi, a non far colare nulla. Io ho poca ricrescita bianca in realtà ancora, ho 42 anni, per cui cerco di fare un video più vicino. Ho notato che se fate una copertura totale otterrete un colore uniforme e totale, ma è quello che io non voglio ottenere perché la mia colorazione di barba è multicolor, multisfaccettato, no? Come si dice anche nelle pubblicità. Cioè ho dei peli biondi, dei peli neri, dei peli castani, e vorrei mantenere comunque quel mix di colori, e oltretutto non voglio neanche coprire al 100% i peli bianchi, perciò non copro perfettamente tutto, ma vado molto leggero nel coprire. Non faccio come le donne quando tingono i capelli coperture perfette, ma vado alla leggera. In questo modo la mia copertura non sarà totale e la mia tintura di barba sarà più naturale possibile, perché è poi quello che io voglio ottenere. O per esempio il baffo, in questo caso io non lo tingerò per nulla perché è già biondo di suo, non ho ancora peli bianchi lì e idem qui sotto, quindi tingo molto poco. Metto giusto un po' per uniformare il colore. Invece le parti dove intendo di più colorare, e quindi è qui che insisto di più, sono in due lati, questa parte qua e qui, dove mi crescono più peli bianchi, che non mi piacciono tanto. Non è che io non amo la barba grigia o la barba brizzolata o la barba bianca, ci sono tantissimi uomini che stanno benissimo con la barba bianca. E probabilmente io anche dopo qualche anno incomincerò ad accettarlo. Adesso ancora 42 anni, no, 41 ancora, quasi 42. Preferisco tingere, ma un po' perché mi diverte e un po' perché ancora non mi va di portare una barba bianca, e per cui ho pensato per qualche anno ancora posso andare avanti con le tinte e mi diverto, imparo qualcosa di nuovo perché sono sempre stato curioso di sperimentare, provare, magari no, anche sugli altri, visto che poi mi diverte anche a tagliare amici. E mi diverte sperimentare, per cui, perché no, ho pensato,
Proviamo a tingere le barbe, magari proverò anche qualche volta a schiarire o fare qualche altro colore. Ora, di solito per il lavoro, preferisco non esagerare, rimanere serio e ottenere il mio colore. Allora, io ho finito, ci vediamo fra 30 minuti, che è la durata tipposa della tinta. Non eccedete mai quei tempi, quindi né prima né dopo a sciacquarvi. Mi raccomando, rispettate i tempi, mettete un bel cronometro. E ci vediamo fra mezz'ora.